Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Will Be Legacy, io sono Crywolf ed oggi vi porterò Mafia 1. Per quale motivo vi porto il gameplay di Mafia 1 e non di Resident Evil 7 che ho portato ieri, oggi forse caricato? E vi porto Mafia 1 perché mi piace molto variare i gameplay, ovvero portarvi qualcosa di molto recente, più o meno recente, quindi in questo caso Resident Evil 7, accompagnato a qualcosa di più vecchio, in questo caso Mafia 1. Per quale motivo? Perché secondo la nostra logica, la logica di mia, di Vincenzo, di quello che rappresenta Legacy, che poi ve ne parleremo comunque in futuro, il passato dei videogiochi è tanto importante quanto il presente, comunque il futuro. Quindi mi sembra giusto portarvi un titolo che ho visto poco e niente su YouTube Italia, forse non l'ha portato nessuno, e quindi mi sembrava giusto appunto portarvi questo titolo sperando che vi piaccia o sperando di poter rinfrescare i vostri ricordi con questo gioco fantastico. Allora iniziamo. Detective Norman, permette. Scusi il ritardo, ma non volevo che qualcuno mi vedesse. Lei capisce. Buongiorno, che le porto? Un caffè, grazie. Arriva subito. Di solito non frequento quelli come te. Ho un affare da proporle, detective. Non sono un uomo d'affari. E anche se lo fossi, non li farei certo con tipi come te. Nemmeno io di solito faccio affari con quelli come lei. Ma questo è un accordo particolare, conveniente per lei e i suoi superiori, e anche per me. Riguarda certi traffici. Traffici? Beh, diciamo che ho una posizione di responsabilità in un'organizzazione non propriamente legale. Il genere di organizzazione sulla quale gente come lei vorrebbe sapere di più. E io, invece, per diversi motivi, non voglio essere... Il suo caffè, signore. Grazie. Ho ragioni personali per non voler essere associato a questa organizzazione. Certo, non è facile uscire dal giro, se capisce cosa intendo. Ho una mezza idea di quello che vuoi dire. Se non sparisci alla svelta, ti becchi una pallottola in testa, giusto? Non è la sola ragione. Lei ha figli, detective? Io ho una moglie e una figlia. Non voglio che abbiano dei problemi per causa mia. Niente protezione per i mangia spaghetti che infangano la società. Potevi pensarci prima ai bambini, quindi... Certo, certo. Ma io non chiedo nessun regalo. Quindi ecco la proposta. Il nome Salieri, le dice niente? Salieri? Altro che! Hai a che fare con lui? Diciamo di sì. Ho lavorato per lui per diversi anni. Adesso vuole disfarsi di me. Se proteggete me e la mia famiglia, vi dirò tutto. Nomi, date, cifre, tutto quanto. Abbastanza da sbatterlo al fresco a vita. Non sono Babbo Natale. Se vuoi che ne parli al mio capo, devo sapere tutto. E devo essere certo che deporrà in tribunale. D'accordo. Se non ha fretta, le racconto tutta la mia storia. Tutto ciò di cui mi sono occupato nel corso degli anni. Ok, non ho fretta e sono tutto orecchi.
Lavoravo come tassista. Non guadagnavo abbastanza e faticavo dal tramonto all'alba, ma ero contento di avere un lavoro. Era un brutto periodo quello, ma c'era parecchia gente che stava peggio di me. Fu grazie al taxi che incontrai gli uomini di Salieri la prima volta. Un giorno non ero di servizio, me ne stavo per i fatti miei. All'improvviso sentii uno schianto. Sam! Mi hanno beccato, fanculo! Sta zitto e muoviti! C'è un taxi, siamo a posto. Capii subito che quelli avevano bisogno di filarsela. Così mi dissi che era meglio collaborare che finire con un buco in testa. Muoviti, salto! Dove si va? Dove ti pare, ma veloce! Basta che vai veloce! Più veloce di Sam qui! Partii lasciando metà dei copertoni sull'asfalto. Non importava dove, bastava allontanarsi dai tizi che tallonavano i miei nuovi clienti. Apri bene le orecchie! Dobbiamo seminare quegli stronzi che ci inseguono, se no siamo fottuti! T'è compreso, capito? Dacci dentro, ragazzo! Ok, mentre cerco di seminare questi bastardi qua, vi spiego un po' la situazione. Allora, quello che abbiamo visto poco fa era un flash forward, credo si chiami così, ovvero che nel futuro, o comunque quello che stiamo giocando attualmente o che giocheremo in futuro, non è altro che il passato, la storia che c'è dietro il racconto che lui sta facendo al detective Norman. E questo gioco, credo, se non ricordo male, debba essere intorno agli anni 2000, se non prima. È un gioco molto vecchio, ma nel suo genere è stato molto rivoluzionario per tantissimi aspetti. È l'inizio di una saga importantissima, una delle più importanti del mondo dei videogiochi. Ecco un altro motivo per cui lo sto portando. L'ho giocato tantissime volte, da piccolo, anche recentemente, devo essere sincero. Fino a qualche settimana fa ho finito Mafia 2. Ma devo dire che questo è il gioco che più in assoluto mi ha colpito positivamente. Mi ha colpito positivamente, però devo dire che non l'ho mai giocato in modo molto approfondito. Da piccoli si sa, non si fa molto, non si dà molto peso comunque ai dialoghi, alle cutscene, è quello che c'è dietro la trama di questo gioco. Quindi devo essere sincero, non ricordo benissimo come stavano realmente i fatti riguardo questa trama. Adesso abbiamo seminato quei coglioni e ci dobbiamo dirigere al bar di Salieri, e da lì inizierà la nostra avventura come raccontato a Detective Norman. Quindi ripeto, questo non è altro che... oh cazzo, sbaglio strada. No, vabbè. Non è altro che stiamo giocando praticamente il racconto che lui sta facendo al detective. L'ho già detto, però voglio essere più chiaro. In alto a destra vediamo il tempo. Entro cui dobbiamo arrivare al bar. In alto a sinistra c'è una sorta di bussola che ci dice dove si trova questo bar. Naturalmente è sempre consigliato aprire la mappa per vedere dove andare. Ragazzi, io naturalmente le cutscene, tutto quello che riguarda l'evoluzione della trama, le lascerò intere nel video, in cui non parlerò durante queste cutscene per farvi capire meglio. Quindi è possibile che i video di Mafia, video dei gameplay di Mafia, dureranno di più rispetto agli altri, perché naturalmente sono molto più presenti le cutscene qui che in altri giochi. Vediamo. Beh, dicevo, rivoluzionario questo gioco in tanti aspetti, e ve ne posso citare tantissimi, ad esempio il fatto della nascita appunto della saga di Mafia,
O ad esempio in questo gioco. Ma che stiamo girando in tondo? Che cazzo dici? Sto andando giù. Guarda, cioè, guarda. Ad esempio è stato uno dei primi giochi con una trama veramente molto pesante e bella da giocare. È stato uno dei primi giochi che ha inserito un'intelligenza artificiale molto più avanzata, vedersi la polizia. E... per il traffic stop. Eccoci a casa. Aspetta qui, amico. Sam ti deve dare qualcosa da parte del signor Salieri. Ed è forse anche uno dei primi giochi. Grazie dell'aiuto, eh. Insieme al Padrino, se lo ricordate, vecchissimo gioco, che proprio tratta di mafia in prima persona. Il signor Salieri ti ringrazia, e anche io e Poli. Ti manda un piccolo compenso per i danni alla macchina e per il disturbo. Dovrebbe bastare. Certo, grazie. Ringrazi il signor Salieri da parte mia. Il signor Salieri ha detto pure che è in debito con te. Se ti serve qualcosa, vieni quando ti pare, perché lui non dimentica gli amici che gli danno una mano. Se ti interessa, potremmo persino trovarti un lavoro. La paga è buona. C'è sempre posto per gente in gamba come te. Ok. Ci penserò, grazie davvero. Ora però devo andare, la macchina da riparare e tutto il resto. Certo, capisco. Pensaci su. Ah, e quel piccolo incidente, meglio che rimanga tra noi, capito? Stammi bene. Quando aprii la busta quasi mi venne un infarto. C'era molto di più del necessario per le riparazioni. Ma non presi in considerazione l'offerta. Non mi andava di mettermi con la malavita, anche se avevano tutti quei soldi. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Dovevo riparare il taxi e cercare di dimenticarmi la cosa al più presto. Come diceva sempre mia madre, le vie del Signore sono misteriose. L'uomo che corre. Ok, adesso dobbiamo... Questa è la parte un po' più noiosetta. Perché dobbiamo... dobbiamo portare questi tizi a... Oddio, dove cazzo si va? Dobbiamo portare questi tizi nei vari punti entro il tempo. È l'incipit del gioco, quindi vorrei portarvi tutto l'incipit e finire il primo gameplay con la chiusura dell'incipit del... di Mafia, insomma. Sta guidando come un pazzo. Ma come sto guidando come un pazzo? F5. Con F5 settiamo il limite di velocità a 60. Ciò significa che oltre 60 la macchina non può andare. Quindi andiamo a 60, perché questo appena andiamo a 61 impazzisce. Comunque, la scena che avete visto prima, la cutscene di Sam e Tom, è una delle mie cutscene preferite in questo gioco. Naturalmente non ci si può aspettare motion capture, non ci si può aspettare ragdoll con i vestiti. Era un gioco molto vecchio, quindi è chiaro che per emulare il fatto di dover prendere una mazzetta dalla tasca bisognava necessariamente inserire la mano all'interno del personaggio per dare questo effetto. Era totalmente un mondo diverso, è chiaro, rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Ora accompagniamo questo qua. Le soundtrack sono memorabili, però detto onestamente, per quanto siano belle, credo sia il caso di
abbassarle lievemente, così. Ok. Eccoci qui a Downtown, alla chiesa. Ok, mi lasci qui alla gradinata. Ma si può transitare qui? Ma come? Ma come mi scusi? Ma mi ha chiesto... Mi ha chiesto di fermarsi lì? Vabbè. È libero? Devo andare all'ospedale di certo. Newark. Nessun problema. Ok, si va all'ospedale di Newark, dall'altra parte della città. Punti forti di questo gioco? L'ambientazione. Ragazzi, per quanto la grafica sia scadente, perché il motore grafico naturalmente è l'S3D Engine, qualcosa del genere, vecchissimo, ovviamente, però è immersiva al massimo. Io non so come abbiano fatto, ma veramente, mentre giochi con l'andare del tempo, ti senti proprio parte di questo mondo, in un certo senso. E ci sono riusciti alla stragrande. Il treno che avete visto passare qui poco fa è una delle innovazioni videoludiche. Ad esempio, in questo gioco è possibile, oltre che prendere taxi per spostarsi da un punto all'altro, anche salire sul treno per spostarsi da un punto all'altro. Una cosa che era inimmaginabile ai tempi. Adesso, ripeto, non ricordo esattamente la data di uscita di questo gioco. Gioco immersivo. Le texture che vedete a destra e a sinistra nei palazzi chiaramente sono fatte tramite fotografie ed applicate sul modello, su modelli con pochissimi poligoni. È chiarissimo questo, si vede. Però nonostante ciò hanno un bel effetto, no? Rendono bene. Eccoci arrivati all'ospedale. E qui prenderemo un altro passeggero ancora. Io, ragazzi, come avrete visto anche dal gameplay di Resident Evil, tendo sempre a tagliare poco i video, perché onestamente... Eccoci arrivati, mi lasci di fronte all'ingresso. Subito. E qua c'è l'altro coglione. O l'altra, non so, vediamo. Cioè, questo vuole essere lasciato proprio perché qua gli fa schifo. Qua. Ok. Grazie, ecco a lei. Ah, arriva la tizia. Ok, dicevo, vediamo dove va questa. Che fortuna averla trovata. Devo andare al teatro di Central Island. Prende il Giuliano Bridge, così riusciamo ad arrivarci in tempo. Come desidera. Il Giuliano Bridge. Penso che sia questo. Sopra Bertone. E... cazzo, sbaglio. No, giusto. Giusto, giusto. E quindi dicevo, tendo sempre a tagliare poco i gameplay, non perché io non abbia... esperienza come videomaking o perché non abbia voglia di editare, ma semplicemente perché penso che le avventure videoludiche che riguardano trame più o meno importanti debbano essere godute a 360 gradi, cioè ogni singolo evento, anche i più banali, devono essere visti e giocati. È molto probabile che le scene, diciamo, morte, perché in questo gioco capita spesso di dover guidare da un punto all'altro semplicemente per andare poi alla missione, magari in queste scene è possibile che in futuro le tagli. In questa parte, in questo primo gameplay non applicherò tagli perché la missione è proprio questo, cioè guidare da un punto all'altro, quindi sarebbe assurdo toglierla. E poi perché comunque mi sembra un buon modo per dialogare e conoscerci e conoscere meglio Mafia. Siamo quasi arrivati, il tempo è quasi scaduto, però io non posso superare 60 km orari. Vediamo che fa questo se supero. Vediamo. Non è il caso di rallentare. Vada più piano. Va bene. E ogni volta che sento parlare Thomas Angelo, mi immagino Barney Stinson. Testa grande. Perché il doppiatore è lo stesso, per chi non lo sapesse. Eccoci arrivati al teatro. Ci siamo. Mi lasci qui all'angolo. All'angolo, ok, scusate. L'angolo è qui. Ah, perché naturalmente io ho parcheggiato poi in contromano. Vabbè, pazienza, via.
Ecco il suo denaro. Arrivederci. Arrivederci. E qui abbiamo un signore molto elegante. Ma dove deve andare questo? O tipo al bar in periferia. Vediamo. Buongiorno, può portarmi a Hoboken al Pompei Bar? Lo sapevo! Pompei Bar. Però Pompei Bar è già un nome. E è in periferia. Quindi non mi sono sbagliato. Pompei Bar. È sito così. Non giudico. La mappa, vedete, ci sono due punti segnati e cerchiati. Salieri's Bar, Bertone's Autoservice. Bertone non l'abbiamo ancora conosciuto, ma io so di chi si tratta. E sono, diciamo, i punti in cui si focalizza molto spesso il nostro gioco. Bertone, se non vado errato, contiene solo ed esclusivamente missioni secondarie, mentre Salieri ha le missioni ufficiali. Una città che dovrebbe essere la riproduzione di... Allora, la città si chiama Event City. Però mi ricorda lontanamente New York. E New Ark. Ma che cosa sta succedendo? Ma che cosa sta... Ma io non ho parole. E dicevo, mi ricorda molto l'ambiente di New York. Il New York mi ricorda questo. Poi quell'isoletta che magari dovrebbe rappresentare l'isoletta della Statua della Libertà. Non so, un'impressione mia. Vediamo se posso... No, non posso andare da qui perché questo mi ammazza. Quindi prendiamo dalle strade giuste. Ragazzi, non muovo la visuale, non perché sto giocando con il joypad, ma perché sto giocando con il mouse tastiera, io gioco sempre così. Ma perché il gioco non permette di muovere la visuale mentre si guida, a meno che non premo, vedi, questo tasto, però fa veramente schifo come visuale, quindi evito proprio di usarla. Cioè, non... la trovo troppo fine a se stessa, sta visuale. E non mi ricordo manco come si resetta. Ma vabbè. Proviamo così. No. Vabbè, siamo arrivati. Vedete, queste scale portano al treno sopra, che possiamo prendere naturalmente per spostarci da un posto all'altro. Eccoci qua, Market Avenue. Vediamo se qui c'è qualcun altro all'entrata. Qual è il bar, scusate? Ecco a lei, tenga il resto. Eh no, ma che bar di merda. Ma non si può vestire così per un bar di merda come quello, scusate, senza offese. Adesso? Devo andare al parcheggio dell'emporio dipartimentale di Little Italy. Mi ci puoi portare? Nessun certo. Problema, salga. Questo gameplay durerà un casino, io già lo so. Prendi il Giuliano Bridge e in bocca alla galleria. È la strada più breve. Sarà fatto. Questo gameplay durerà più del previsto. Me ne rendo conto. Per poco non ci rimetto un dente. Ma l'ho proprio sfiorato. Vabbè. Giuliano Bridge e galleria. È parecchio lontano questo, mi sa, eh. Infatti il tempo è abbastanza ampio. Anche il tram, ragazzi, vedete, anche il tram è un'altra rivoluzione. Puoi entrare sul tram e spostarti dove vuoi. Allora, se non ricordo male, prendere il Giuliano Bridge. E che cazzo, lo sto prendendo? E questo è il Giuliano Bridge. O no? Ma lo sto prendendo il Giuliano Bridge, ma è ritardato sto stronzo. Mamma mia, vedete, questi sono i piccoli difetti di Mafia riguardo l'intelligenza artificiale, molto... A volte molto... Cioè, nel senso, nelle intenzioni è fatta benissimo. Però poi nella pratica si trasforma in parecchi bug di intelligenza artificiale, ma naturalmente non si può chiedere di meglio. Ok, adesso parcheggiamo qui. Eccolo qua. Questi dovrebbero bastare, tieni il resto. Ah, perfetto, grazie. Ora ho bisogno di un caffè. L'uomo che corre. Resi un caffè e mi rilassai in macchina mentre cercavo di beccare un altro cliente.
notai che non ero lontano dal bar di Salieri. Oh, merda! Ti abbiamo beccato! Il signor Morello è un po' seccato. Mi sa che dobbiamo darti una lezione per fartelo entrare in testa. Quei bastardi si erano segnati il mio numero di targa ed erano riusciti a rintracciarmi. Lu si occuperà di te. Finiscilo, non perdiamo tempo con lui. Ok, ragazzi, rifugiati nel bar di Salieri. Dobbiamo seguire la bussola e le varie occasioni. Mi dissi che forse quello era il momento giusto per riscuotere il debito di gratitudine di Salieri. Il suo bar era giusto in fondo alla strada e vederlo mi faceva certo più piacere che una mazza da baseball sulla schiena. E le varie frecce dobbiamo seguire. E mi sa che devo correre un po' a zigzag per non morire. Sono già morto praticamente. Non me lo ricordavo così. Questi qua sono gli uomini di Morello. Ma porca puttana, ritenta. Ok, dicevo, uomini di Morello, eterno rivale di Salieri. Diciamo, erano le due famiglie che si contendevano il potere a Event City. Questa è una sequenza che io amo in questo gioco, perché, vedete ad esempio questo personaggio qui. Nella norma non potresti mai vederli certe cose, certi personaggi commettere certe azioni di quotidianità. Sembra una scemenza, ma è una cosa che io adoro. È una caratteristica di Mafia. Quando, diciamo, durante le missioni ci sono dei personaggi. Vedi, ad esempio, questo che esce da qui. Un tizio appoggiato. Uno che piscia laggiù. Sono azioni che normalmente non ci sono nel gioco in single player, ma che, vedete, ma che creano un ambiente immersivo e veramente bello da giocare. È difficilissimo, cazzo, devo fare di continua. Oh mio Dio. Oh cazzo. Ma se lo prendo. Ma muori. Cazzo, raga. Presi un caffè? Cacchio. Oddio, non mi ricordo di qua. Devo correre a zigzag assolutamente, altrimenti sono morto. Dove si va? Ok. Ci sono anche i dialoghi mentre ti avvicini a queste persone che parlano tra di loro. Due che litigano. Eccoci arrivati al bar di Salieri. Prestate attenzione a questa cutscene che è bellissima, vi la adoro. I ragazzi di Salieri mi salvarono la pelle quella volta, ma certo non navigavo in buone acque. Avevo pagato i debiti della riparazione. Al mio principale non voleva nessuno legato alla malavita. Non era una buona politica. Quando vidi la reazione degli uomini di Salieri, pensai che non era male lavorare per lui. E poi non avevo niente da perdere. Morello mi dava la caccia e fare il tassista non era il sogno della mia vita. Così l'idea dei soldi di Salieri non era terribile. E comunque, come dico sempre, meglio morire giovani e ricchi. Ok,